comunali dei 5 Stelle, uno era il candidato sindaco, l'altro è stato il più suffragato in quella lista, che sono due bravissimi ragazzi. Il maggior suffragato però era un consigliere circoscrizionale dei DS di qualche anno fa, sono due persone con le quali ho una buona relazione, sono nati con uno spirito anche positivo, innovativo. Molti di noi, anche del Partito Democratico, vedevano in alcune azioni, soprattutto a livello locale, dal punto di vista amministrativo, alcune proposte, molte delle proposte della sinistra, non so, penso alla mobilità sostenibile, alla quale sono stato molto legato perché ho fatto l'assessore dei trasporti proprio con Michele Emiliano, sindaco, mi scelse provenendo dall'ANAS come tecnico per fare l'assessore alla mobilità dolce, ai trasporti all'interno della città di Bari. Quindi io ritrovavo nei 5 Stelle alcuni dei temi della sinistra, l'ambiente, no? Ricordate Grillo quando faceva gli show televisivi e parlava dello spazzolino, che bisognava staccare la stecca esterna rispetto allo spazzolino vero e proprio, alla necessità di chiudere il rubinetto quando si lavavano i denti. C'erano dei temi legati all'ambiente, alla mobilità, che somigliavano molto a quelli del centro-sinistra. Oggi sono diventati una cosa completamente diversa, sono, diciamo, un partito politico che segue l'onda dei social network, segue la pancia degli elettori e non prende mai una posizione dal punto di vista politico, riesce a dire tutto il contrario di tutto. Una parte del Movimento 5 Stelle si oppone, o meglio dice che c'è bisogno di un abusivismo di necessità, ma c'è un'altra parte che lo sconfessa, c'è una parte dei 5 Stelle che dice che bisogna fare gli sgomberi perché le occupazioni sono illegali, e c'è un'altra parte che dice che non bisogna fare gli sgomberi fino a quando non si trova una soluzione alternativa. Riescono a tenere dentro due posizioni diverse, alcune un po' di destra e alcune un po' di sinistra, non prendono una posizione netta, ed è il motivo per il quale molto probabilmente, quando ci sono stati a livello amministrativo i ballottaggi, sono riusciti a vincere le elezioni, perché in un ballottaggio tra centrodestra e 5 Stelle uno del PD ritrova alcune delle posizioni, le ho dette prima, no? La mobilità, l'ambiente, all'interno delle posizioni del 5 Stelle. Se si candida uno del PD contro uno dei 5 Stelle, quelli di centrodestra trovano posizioni di chiusura sul fenomeno migratorio, trovano posizioni più sovraniste, addirittura ricorderete l'uscita dall'euro che sembrava più una posizione della Lega. Quindi loro, non so quanto potrà durare, queste cose le puoi fare quando stai all'opposizione, quando governi devi dare delle indicazioni, devi prendere delle posizioni. E anche quando ti candidi a governare, perché nei prossimi mesi, già da questi giorni a Cernobbio, capiremo qual è la politica economica, perché non ti puoi candidare a governare un paese, alcuni partiti dicendo no ai migranti e basta, e altri partiti dicendo onestà, onestà e basta. Poi il paese lo devi governare, devi avere una linea dal punto di vista economico, devi decidere se vuoi fare, vuoi incentivare l'occupazione con uno sgravio fiscale, se lo sgravio fiscale lo vuoi fare a tutti o lo vuoi fare ai giovani, se vuoi fare uno sgravio fiscale per chi assume, vuoi fare uno sgravio fiscale per chi fa un investimento e quindi vuole l'ammortamento sulle attrezzature che ha acquistato, soprattutto le grandi aziende. Devi prendere delle posizioni, devi prendere delle posizioni sull'immigrazione, devi prendere delle posizioni sugli sgomberi, non puoi nicchiare e fare, diciamo, surf sulla pancia degli italiani utilizzando un algoritmo che ti dice qual è in quel momento, attraverso un sondaggio sulla rete, la posizione più corretta da assumere in quel momento per avere il consenso, il maggior consenso da parte dei cittadini. Grazie, del tuo paese. Grazie sindaco, chiarissimo, bravo, dice. Allora passiamo al governatore D'Alfonso, torniamo a bomba, direbbe Bertrando Spaventa. A proposito di Spaventa, la prossima settimana sarà una settimana particolare per l'Abruzzo, perché nel giro di pochissimi giorni verranno in Abruzzo due personaggi, Gentiloni e Padoan, in qualche modo verranno qui perché cosa? Per darci una mano per le emergenze, le iatture che stanno segnando questa regione,
e che ti vedono fare il viaggio del salmone quasi, no? Controcorrente. Oggi è avvenuto qualcosa di particolarmente importante, so che la Giunta ha votato la richiesta di stato d'emergenza, ma tu hai preparato la strada a questa delibera e l'hai fatta sia con Gentiloni sia con Padoan. Raccontaci un po' le difficoltà di questo viaggio del salmone che in Abruzzo gli amministratori stanno incontrando. Allora, sapendo che il tempo stabilito lo devo rispettare almeno questa volta, proverò a toccare in maniera significativa come mai ci siamo trovati oggi a fare questa delibera, nei giorni scorsi a cercare la venuta di Padoan e di Gentiloni, che poi precisiamo anche quando saranno qui. Gentiloni sarà da noi il 6 di settembre e Padoan l'8 di settembre viene a Chieti, ma con entrambi abbiamo un dossier preciso di questioni da rappresentare e di risultati da incassare. Come si inserisce la settimana seguente rispetto a quella che abbiamo passato? Quella passata è stata una settimana davvero di fuoco. Abbiamo avuto qualcosa come 15 situazioni di incendio e, per le parole della procura e delle procure competenti, sono stati incendi collocati lì, portati lì da mani scellerate. Poi è partito un dibattito se si poteva evitare l'incendio. Mi hanno per esempio rappresentato alcuni titolari di competenza e di sensibilità, competenza nel produrre la propria opinione, sensibilità perché hanno attaccamento del cuore, ma non potevate sottoporre a guardiania tutti i sentieri che portano in montagna? Adesso De Caro di sicuro non può sapere che l'Abruzzo ha 700.000 ettari di territorio boschivo, tra l'altro con una qualificazione importante a parco e anche ad una certa altura, alla montagna. Per cui ciò che si pone in alto e che è montagna e che è di valore ha migliaia di possibilità di accessi. È quasi come immaginare quante volte si trova spazio a mare per spostarsi da qui a lì. Noi abbiamo determinato che tipo di risposta. La risposta della Protezione Civile Regionale, che è costruita su base di un volontariato professionalizzato, mobilitando i mezzi della Regione e chiamando a raccolta la Protezione Civile Nazionale, che ha di sé, da sé, 14 Canadair, ha 3 Ericsson, che io chiamo bombardieri d'acqua, e poi ha un certo numero di elicotteri che secondo il contratto cresce o diminuisce. Noi abbiamo avuto come Abruzzo, in una fase in cui 6 regioni erano attaccate dal fuoco, qualcosa come 5 Canadair, 2 elicotteri e un Ericsson, questo bombardiere d'acqua che è capace di sganciare 10.000 litri d'acqua al giorno, e abbiamo avuto ogni giorno 1 milione di litri d'acqua, che però per l'altezza delle fiamme, che arrivavano anche a 25 metri, molte volte l'acqua si presentava sotto la forma dell'evaporazione. Abbiamo continuato, abbiamo vinto delle realtà di fuoco, tipo Appacentro, tipo a Secinaro, abbiamo governato a Tagliacozzo e anche a Piscina, ma abbiamo avuto un problema grande come una casa sul Morrone, soprattutto tra il Morrone, l'agro di Prato La Peligna e Rocca Casale. Perché? E qui si pone un tema che chiama la competenza di comuni, territori, parco, Ministero dell'Ambiente, livello nazionale. Noi abbiamo avuto una slavina nel 2015 che ha scaricato molti alberi a valle e quella ha rappresentato un forziere di combustibile per tutto quello che si è generato. Si pone il tema della manutenzione del suolo. Il tema della manutenzione del sottobosco e del come i parchi possono continuare ad essere spazi di straordinaria dignità anche quando vengono trattenuti all'uso invasivo delle persone. Io ho posto anche un problema nazionale, lo dico al nostro parlamentare gentile e competente che ci ha dato il suo supporto questa sera, ma lo dico a De Caro, presidente dell'ANCI. Noi siamo passati dal gigantismo della Protezione Civile dai tempi di Bertolaso e per ragioni di errori individuali suoi e di qualcuno dei suoi siamo arrivati al minimalismo dei tempi di Curcio e di Borrelli. Noi dobbiamo ricostruire una grande protezione civile di mezzi anche tecnologici, di risorse. La protezione civile è sotto di 100 dirigenti, io non voglio chiamarli dirigenti, è sotto di risorse umane capaci di capire
adeguatamente che cosa accade nei territori. Ne ho parlato col presidente Mattarella e con Gentiloni, sono convinto che partirà una riflessione idonea sotto la forma di una norma, ma sotto la forma anche di allocazione di risorse finanziarie. Noi dobbiamo fare in modo che le tragedie non diventino il lavoro del giorno dopo che si poteva fare prima. Allora, io sono soddisfatto della risposta che ha dato sulla neve davanti ad una bomba che si è scaricata in Abruzzo dal punto di vista della neve a gennaio del 2017. Abbiamo avuto qualcosa come 20 milioni di tonnellate d'acqua che hanno avuto la solidificazione a causa del freddo della neve in quei giorni. Poi si è trasformata in 20 milioni di tonnellate d'acqua che ha prodotto nocumento al suolo. Allora, gli impazzimenti climatici non sono soltanto un argomento dei convegni tra la dottrina e la politica cassa integrata, ma gli impazzimenti climatici devono determinare una capacità di azione e di reazione. Cominciamoci a dedicare attenzione, implementando quello che sanno già fare i sindaci, quello che ci possono mettere le regioni e quello che ci deve mettere una realtà speciale come la Protezione Civile, che non dovrà più occuparsi di San Nicola di Bari o di Padre Pio, ma che si occupi delle tragedie e di evitare le tragedie. Io perché sono andato da Gentiloni e da Padoan? Per cercare le risorse, perché noi oggi abbiamo un danno che è materiale ma è anche immateriale, è un danno anche di collocazione turistica, un danno che si chiama col numero di 250 milioni di euro, un danno che ha preso come bersaglio proprietà private e proprietà pubbliche. Abbiamo avuto comuni che hanno fatto ricorso al proprio per fronteggiare questa situazione. Il comune di Rocca Casale ha mezzo dipendente, il comune di Pacentro ha qualche dipendente, il comune di Secinaro è costruito sul volontariato totale. Tutto questo come riscontra l'attenzione della politica? Per me è entrato al primo posto il tema della manutenzione, la manutenzione delle acque dei fiumi, la manutenzione dei depuratori, la manutenzione dei suoli che possono essere attaccati dalla neve e poi dal dissesto. Il problema è che dobbiamo concepire un grande piano tipo quello del presidente Renzi con il piano Casa Italia, che fa in modo che lì l'edificato venga messo in sicurezza, qui il suolo che ci ha dato Dio e che è stato partecipato anche dagli uomini venga messo in sicurezza, perché se lo facciamo dopo costa 12 volte di più. Qui io non sono ingegnere e l'avrei desiderato, c'è stato un errore di consulenza di mio padre, ma l'ingegnere sa bene che se lo fai prima lo paghi di meno e dura di più, se lo fai dopo lo paghi di più e l'esito tra l'altro non è grandioso come quando lo fai prima. Io sono molto soddisfatto della disponibilità che l'Abruzzo riceve da Palazzo Chigi, da questo gentiluomo che è Gentiloni, che l'ho portato a Teramo ai tempi del terremoto, della carne viva di quel terremoto, e mi ha organizzato il sia la procedura del cratere senza che siano stati costretti come al tempo del terremoto all'Aquila ogni volta a fare un conflitto per avere una misura normativa. Il cratere grande 23 comuni e 103.000 abitanti è il frutto di un dialogo civile ed una espressione di dati e di documenti. Io mi ricordo Lolli è tornato sanguinante quando voleva il cratere grande quanto il problema che subì l'Aquila. Così come la dotazione finanziaria lì, c'è voluta la bravura quasi da Pantera Rosa di Giovanni Legnini allora e la capacità battagliera di Stefania Pezzopane e di Giovanni Lolli. Io sono andato a Palazzo Chigi civilmente, mi sentivo diciamo un rappresentante della corona, ho dialogato, ho messo in campo numeri e mi hanno detto bene, questo è il dato finanziario, questo è il dato amministrativo e normativo, questo è il dato procedurale, queste sono le risorse umane. Io ho fatto fatica, non ho dovuto mettere i guantoni da pugile. Perché è accaduto questo? Perché c'è una cittadinanza nei rapporti col territorio, però sono aumentati i problemi. E a fronte di questo dobbiamo riprendere la vitalità dei circuiti anche di dialogo e di ascolto. Io già mi sto preparando per la neve, perché non mi aspetto la neve di 20 anni fa o di 25 anni fa, mi aspetto la neve anche quest'anno che abbia cicli di vita impazzita. E a fronte di questo ho chiamato a raccolta tutto il mondo che ha competenza, e però mi ritrovo
il suolo dei comuni che è bersaglio dei piani di protezione civile comunale, caro Antonio, e noi dobbiamo smetterla di fotocopiare i piani di registri buffetti. E i piani della protezione civile devono essere veritieri, con i dati, con le imprese. Nella prima repubblica un sindaco sapeva tutte le imprese del luogo, con i mezzi di cui disponeva. Io a volte mi accorgo che i sindaci non conoscono il patrimonio delle imprese che hanno in loco, o il patrimonio di competenze e di bravure. C'è questo tema che evoca la politica, non evoca l'antipolitica. Facciamo anche un po' di formazione a questo personale. Il fatto che un cittadino non abbia mai preso una multa, o che sia riempito di sorrisi quando va a scuola ad accompagnare i figli, o che magari faccia le visite gratuite nella sua dimensione sanitaria, non significa che sa fare questo qui quando poi si trova in guerra. Noi lo dobbiamo attrezzare, perché la politica evoca una tecnè, una capacità di fare. Il sindaco di Castel di Sangro è uno dei più bravi sindaci d'Abruzzo, perché le cose che dice sono le cose che fa, e soprattutto conosce il come fare le cose e conosce le dimensioni delle cose da fare, perché non è un improvvisato. Perché noi abbiamo immaginato che l'estraneità da tutto sia una qualità, e non è una qualità l'estraneità da tutto. E poi un'altra annotazione: noi dobbiamo riorganizzare le filiere. Allora, la protezione civile evoca il ruolo dei sindaci, evoca il ruolo delle prefetture. La prefettura non può essere un'intuizione angelica. Io quando vedo il prefetto di Pescara, che è una persona educatissima, mi viene da fargli la domanda che fece Nicola: chi, a proposito di quante guardie hai a disposizione, qual era il comunista che si pose il tema, quanti ne siamo noi rispetto alle guardie svizzere del Papa? Quando pongo la domanda al prefetto: ma quanti ne siete? Io e altri due. E come fa lui a organizzare la statualità sul territorio? Anche lì, lo Stato sul territorio, come è fatto e come è capace di organizzare il suo intervento su misura dell'emergenza? Allora, io non mi aspetto che le riforme si facciano una volta per tutte. A fronte della complessità delle questioni, dobbiamo essere capaci di un riformismo che intanto non fa azzardi, di un riformismo che concepisca prefiguratamente quali possono essere le difficoltà. Noi una riflessione, per esempio, a proposito del che devono essere le province, a proposito del patrimonio viario provinciale, qui è presente in platea il presidente della provincia di Pescara, che si ritrova come San Patrizio. Le procure dicono che lui deve fare non so bene quante cose, e il bilancio della sua provincia gli dice che non può fare assolutamente nulla. Organizziamo il superamento dell'ipocrisia, sapendo che c'era una volontà riformatrice che io condividevo, che non è passata al vaglio referendario, e adesso prendiamo atto, ma non con i tempi della tartaruga, perché tutto questo produce l'alcolismo per il qualunquismo, per il populismo. A me piacerebbe tanto questa sera, se si potesse da qualche parte, dire una preghiera affinché torni la consapevolezza che le cose difficili non si risolvono nell'istantaneo, e che l'istantaneo trova albergo davanti al click di un computer o davanti al fiammifero di un incendiario. Ho parlato con uno psicanalista molto bravo, gli ho detto: ma qual è la mente di uno che accende fuochi? È la mente di uno che nell'istantaneo vuole distruggere. Mi è venuto in mente che l'altra parte dove si distrugge l'istantaneo è a volte il click della rete, dove non c'è lo spazio per organizzare una riflessione. Per esempio, il perché accadono i fatti, vogliamo ricominciare a capirlo e poi su questo a trovare soluzione? Ecco, io vedo la presenza di De Caro, soprattutto il Parlamento del Paese organizza indirizzi e norme, la gestione di ciò che serve sta in capo alle amministrazioni attive, la regione per un verso, anche se noi facciamo finanziamento, programmazione, non abbiamo la gestionalità degli interventi che poi cambiano le cose. Io per esempio sui depuratori mi devo appoggiare ai consorzi acquedottistici. Noi dobbiamo chiamare a raccolta il partito, però, per ricentrare una riflessione su che cos'è che a fronte dei micidiali cambiamenti non funziona dell'apparato normativo, strutturale e amministrativo dello Stato. Vi dico una cosa che non è politically correct: noi sul Morrone abbiamo avuto 65 risorse umane dell'esercito, 40 carabinieri forestali, 120 dei vigili del fuoco, poi abbiamo avuto, diciamo, a composizione mobile la presenza anche delle guardie forestali, e poi abbiamo avuto circa 150
presenze professionali del volontariato, la fatica che ho dovuto realizzare per fare in modo che i carabinieri forestali ritrovassero un protagonismo. Quelle ci sono, non hanno disimparato a lavorare. Non è stata però oleato il quadro del rapporto tra i due componenti. Questo evoca un approfondimento. Noi dobbiamo immaginare lo Stato unitario, la pubblica amministrazione univoca. Quando c'è una questione prevalente, lo Stato si dispiega univocamente. Non ci può essere la battaglia su chi difende le quote di straordinario, i progetti obiettivo o le assunzioni future, perché c'è anche questo, e questo va reso oggetto di un riparo per quanto riguarda la composizione delle capacità e delle competenze. Io non mi scandalizzo che possa accadere, accade tra uffici di uno stesso apparato. Si siedono in una conferenza dei servizi due rappresentanti della stessa regione o ieri della stessa provincia e parlavano due dialetti diversi, a fronte del legislatore dell'ordinamento che dice che una è la posizione, alla condizione che la compongano prima. Però dobbiamo lavorarci, e su questo la dimensione dell'approfondimento politico è fondamentale, l'attività anche di approfondimento tecnico, sapendo che la classe dirigente... C'era un grande fiorentino, come per me rimane grandissimo Matteo Renzi, il papà di Lapo Pistelli, Nicola Pistelli, sindaco di Firenze qualche decennio fa, che diceva che la politica non è un gioco ed evoca la competenza, la conoscenza delle questioni. Io sono contento che De Caro da parlamentare stia facendo il sindaco, perché come diceva Ernesto Nathan, la cosa più bella è fare il sindaco per la propria città, è l'unico luogo dove le idee diventano fatti, è l'unico potere che consente alle idee di trasformarsi in fatti. Noi abbiamo bisogno però di innalzare la capacità anche di chi mettiamo in campo, noi per primi. Poi non è importante che Virginia Raggi ha organizzato un grande pentimento collettivo, noi lo dobbiamo fare per primi, come accadeva nel Novecento. Nel Novecento ci sono stati sindaci straordinari in Italia che hanno segnato la storia delle classi dirigenti. Don Luigi Sturzo diceva che non si può andare in Parlamento se non si è fatto il sindaco. In Germania c'è l'obbligo morale, tu lo sai questo. In Germania, se non hai fatto la vita dei diritti e dei doveri nel territorio, non puoi andare a concepire la norma. Allora, con queste parole io consegno il microfono a chi più lucidamente di me può continuare a contribuire per questa festa. Però sono molto contento che in un tempo, diciamo, di odio rispetto alla riflessione, rispetto alla meditazione, all'analisi anche dialogica, a Pescara il segretario cittadino, che ha tutto il mio ringraziamento perché è un titano con le fatiche che porta su di sé anche nel risolvere problemi dentro le istituzioni, là dobbiamo metterci ancora qualcosa in più. Dentro il comune di Pescara dobbiamo fare ancora qualcosa in più, perché io credo che quando ci si adopera dobbiamo essere capaci di fare sempre più uno e non uno meno uno alla fine fa zero. Dobbiamo fare uno più uno che fa due. Io lì darò un'idea ulteriore, senza che questo significhi un ulteriore, diciamo, giro di boa, però voglio dare una mano affinché in termini completi e rotondi si ricrei una condizione di piena agibilità. Ti ringrazio per quello che hai fatto in quella vicenda comunale, ti ringrazio per la fatica che hai assunto su di te per questa festa e ti ringrazio perché hai spintonato affinché venissero parlamentari nazionali, presidenti di sodalizi di comuni che stanno in frontiera, e poi domenica verrà De Vincenti, ci viene a spiegare questa parola magica che sta dentro al DL Mezzogiorno diventato legge, che è la ZES. Guardate, sono 30 anni che i migliori parlamentari dei moderati e dei cattolici democratici da una parte, della sinistra migliore, studiavano come organizzare la flessibilità per spingere l'economia nei territori. Finalmente è diventata legge questa flessibilizzazione di procedure, questo dire sì a coperture finanziarie e fiscali particolari per fare sì che gli imprenditori non abbiano paura a investire. Domenica troviamoci tutti, fatelo sapere, verranno tanti sindaci, i sindaci che poi stanno nel lancio di De Caro. Grazie. Grazie, grazie Luciano. Ma avete visto quante cose riesce a dire in 45 secondi? Eh? Aspetta, aspetta. Io direi... sono quasi le 9, giusto? Direi quasi di chiudere qui, abbiamo avuto un bel dibattito con delle belle idee
E vorrei chiedere a De Caro e a Buon Matteo, ma ci tornerete in Abruzzo come turisti in questa regione a me martoriata ma sempre bellissima? Io ho iniziato a fare le mie vacanze, diciamo, nell'età adulta, 17-18 anni, in Abruzzo, dall'Alba Adriatica, e mi sono fatto tutto il giro di tutte le sagre dell'entroterra, per cui mi sono innamorato lì dell'Abruzzo, non ho bisogno di rinnamorarmi, continuo a essere innamorato. Grazie, grazie. Grazie, Alba, io ho lavorato lì, parlano molto bene di te. Vai. Io, anche se provengo da una regione che sta facendo negli ultimi due anni il trend più alto di crescita del turismo, che è la regione Puglia, che ha visto in questi giorni venire a festeggiare il suo compleanno anche una rock star come Madonna, ho preso l'impegno con il sindaco di Vasto di venire qui tra qualche giorno, perché mi accompagnerà a fare una visita del suo centro storico e un trabocco lì vicino, che abbiamo anche in Puglia, ce l'abbiamo nella zona del Gargano, però sono curioso con lui di visitare, diciamo, un pezzo di questa regione che comunque conosco bene, soprattutto per le mie vacanze invernali. Sai che tra l'Abruzzo e le Puglie c'è un fenomeno osmotico: noi abruzzesi veniamo in Puglia a fare le vacanze e voi salite qua. Non a caso Madonna è nata, o meglio ha origini abruzzesi, ed è qua centro, tanto per parlare di Rodi. Grazie a tutti. Moreno, un saluto e appuntamento a domani. Sì, domani c'è un'altra giornata, la seconda giornata della festività a Pescara, ci sarà un dibattito, un incontro tra l'onorevole Pezzopane, l'eurodeputato Cossolino, gli altri parlamentari, Fusilli, Castricone e Di Cecco, e quindi vi aspetto per domani sera. Dopodomani, come ha detto D'Alfonso, avremo il ministro De Vincenti e il sindaco di Firenze, Nardella. Grazie a tutti, adesso si può degustare qualche cosa.